Bentrovati, io sono Franca Milan, coordinatrice del progetto Human Work di Eurocultura. Oggi parleremo di umanesimo e scuola, o meglio, di umanesimo nella scuola. Sì, perché l'umanesimo in senso storico ha avuto tra i suoi soggetti principali proprio l'educazione e la pedagogia. È sorprendente leggere oggi quanto gli umanisti abbiano anticipato le più progressiste istanze educative. Veri visionari, nel 1602 Tommaso Campanella, ad esempio, prevedeva che nella città del sole i bambini imparassero giocando e che la scuola non fosse un luogo chiuso. Oggi colpisce molto il senso di disagio, insoddisfazione, in molti casi di depressione che molti ragazzi, ma anche molti insegnanti vivono nella scuola. Effetto post pandemia? Può darsi, ma di sicuro non solo. Recentemente un liceo di Mestre, considerato i frequenti attacchi di panico e gli stati di angoscia degli studenti e dei genitori, ha provato a sostituire i voti con giudizi, considerati evidentemente meno ansiogeni dei numeri. Ha fatto notizia anche che al liceo Berché di Milano ci siano stati numerosi abbandoni in corso d'anno. L'ansia di prestazione colpisce anche le università. Recentemente il quotidiano La Repubblica ha pubblicato un dossier sui suicidi di studenti vittime di depressione dovuta ai fallimenti negli studi. Diciamo la verità, con i voti le hanno provate tutte, numeri da 0 a 10, lettere dalla A alla F, giudizi liberi, giudizi precompilati, giudizi a crocette, poi di nuovo numeri, ma da 1 a 10 per tutti, dalla prima elementare alla quinta liceo. Resta il fatto che la valutazione è un atto amministrativo definito dalla legge, al quale gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado non si possono sottrarre. E allora, che fare? Gli attori della scuola sono tanti, ma principalmente studenti, docenti e famiglie. È soltanto dall'interazione propositiva tra queste tre componenti che può sortire un effetto positivo sul benessere di tutti e sull'apprendimento di tutti, non solo degli studenti. A scuola impariamo tutti, studenti, docenti e genitori. Ma bisogna avere la disponibilità di farlo. A questo triangolo relazionale è venuto meno il collante principale, ovvero la fiducia. I genitori spesso si sentono in antagonismo con i docenti e paiono aver abdicato al compito educativo per quello protettivo. Vi invito tutti a seguire il mio webinar per il ciclo Human Work di Eurocultura, Viva la scuola viva, dove una sezione l'ho dedicata a il dottore e il maestro, due figure, un tempo di riferimento e autorevoli per ogni comunità, ma che oggi, basta leggere le cronache di quello che succede al personale dei pronto soccorso, aggressioni verbali e fisiche. Lo stesso succede ai docenti, spesso attaccati dai genitori e al contempo pressati dall'obbligo di valutare tempestivamente ogni prestazione. Chi ci rimette? I ragazzi, ovviamente. Continueremo a parlarne nella prossima puntata. Non mancate! Ciao!